Presento la nostra ospite, Katiuscia Carnà, che è laureata specializzata in lingue, civiltà orientale e la sapienza, ha con sé un master in sociologia a Roma 3 e anche un altro master in religione e mediazioni interculturali. È attualmente responsabile del settore education per una ONG, AMU, e cultrice della materia in sociologia generale qui a Roma 3. Tra i suoi interessi di ricerca, le migrazioni, le donne, il fenomeno religioso declinato in particolar modo sulla componente bangladese e indiana Sikh. Non aggiungo altro sulle sue numerose pubblicazioni, sarà lei a presentarle. L'intervento che presenta Katiuscia Karnà oggi è Bangladesi a Roma. Abbiamo un'ora di tempo, per cui prego a lei la parola. Grazie. E aggiungo solo una cosa perché poi ne parleremo. Ho un dottorato di ricerca educativa e sociale perché poco fa mi ha chiesto e dici la tua bio. A un certo punto ho avuto una nebbia. Non è di tua In Roma 3. interuniversitaria, ha ragione. Professore, abbiamo stampato le locandine che sono qua. Sì, chiedo venia, ma è last minute e chiedo venia. Mi sono dimenticata anche il dottorato, quindi sono giustificata in ricerca educativa sociale qui a Roma. Dimenticato che è sposata. Perché ha? Due figli. Finora ancora me lo ricordo. Ogni tanto, meno male che non è Questo più marito, eh? indiano, però adesso ci arrivo perché parleremo del Di culto? posizionamento musulmano, Islam. Bene, bene. E innanzitutto grazie di essere qui e di avermi invitato. È bello vedere insomma volti conosciuti, meno conosciuti e nuovi e giovani. Oggi l'idea era quella di introdurvi alla comunità, a una delle comunità bangladesi maggiormente presenti qui a Roma. Perché? Perché penso che veramente sia rappresentativo della Roma multietnica. E di una Roma che cambia sotto no, questo panorama sempre più interculturale. E allora, come devo fare per spostare le slide? Con le vesti, i tasti, oppure anche con la sua Ah, ok, voce, sì. che è un po' No, forse è meglio forse così. Allora, è meglio. Sì, no. Ok. Bisogna Però spegnere la luce. Sì, così meglio. Però non vediamo. Si spegne la luce. E poi io Scusami, metterei in modalità no. presentazione. Ma infatti posso? Sì, Sì, ora no, che non capivo. Ma questo servizio militare non si Oh, di finanza. ecco. Queste foto che vedrete nel corso delle slide sono foto di Stefano Romano, mio carissimo collega fotografo, che oggi peraltro conoscerete. È uno dei fotografi per eccellenza che conosce le comunità di Roma, in particolar modo ha seguito negli ultimi 30 anni la comunità bangladese, sia diciamo islamica che induista. Andiamo avanti un pochino. Oddio, scusa, no, mi sono sbagliata. Allora, l'idea era quella di introdurvi a quella che è proprio la comunità, dal punto di vista sia storico, demografico e più sociale, culturale, per poi arrivare a dei casi studio che vi rappresenterò, anche se brevemente, perché comunque no, il tempo è quello che è. Perché Bangladesh? Bangladesh, Bangladesh, paese della lingua Bangla, un paese che fonda la propria identità nazionale sull'orgoglio della lingua. Come saprete, no? Prima del 1947 l'India, attuale Pakistan e attuale Bangladesh erano un unico subcontinente indiano, dove condividevano in qualche modo, sebbene con le varie differenze del caso a livello regionale, lingue, culture, religioni, pratiche religiose, oserei dire, più che religioni. Nel 1947 la partition dell'India definisce due stati principali, l'India e i due Pakistan, Pakistan occidentale e Pakistan orientale, attuale Bangladesh. Potete immaginare che questa divisione abbia creato e comunque definito ancora di più, anche forzatamente, l'identità dei popoli. Che significa? Significa che da un giorno all'altro delle persone si sono trovate divise da un limite. Famiglie, specialmente mi riferisco alla striscia del Punjab tra India e Pakistan occidentale, si sono trovate divise
tra due paesi, quindi non vi lascio immaginare anche i problemi, no, legati ai passaporti, ma questo vale anche per l'attuale Bangladesh, passaporti, case divise, famiglie proprio separate. Ma anche forzatamente mi riferivo anche al concetto di religione e di cultura, ovvero si è cercato di far rientrare nel grande stato indiano tutto quello che era l'induismo, la percentuale maggiore dell'induismo, e nei due Pakistan l'Islam. Ma ovviamente questo non può essere un taglio netto, no? Perché sapete che quando parliamo di persone non possiamo tagliarle e basta e definirle. E quindi diverse percentuali anche di altre religioni sono presenti in tutti e tre gli stati. Anche ancora prima, diciamo, con la colonizzazione, no? C'era stato tutto un processo legato al famoso induismo, che è un termine che è stato poi coniato in termini coloniali, proprio per definire tutto quello che di religioso c'era nel subcontinente indiano. Non c'era bisogno di definirlo, ma secondo le categorie occidentali c'era necessità di categorizzare, e quindi tutto quel religioso, pratiche religiose, pantheon numerosissimo di divinità, differenziate tra nord, sud, est, ovest del paese, vengono classificate sotto il grande insieme di induismo. Anche la lingua, le lingue, pensate, in India attualmente la lingua ufficiale è la lingua hindi, ma ci sono più di 1000 dialetti, lingue che vengono parlate, e in ogni stato federale c'è una lingua ufficiale scritta anche, e la seconda lingua ufficiale è l'inglese. Pakistan, Urdu, che è molto simile alla hindi, ma viene scritto con l'alfabeto persiano, anche lì c'è stata una persianizzazione della lingua, cercando di differenziare quello che fosse, diciamo, i termini provenienti dal persiano, dall'arabo, nell'urdu, e una sanscritizzazione quindi della lingua hindi, cercando proprio di marcare sempre di più questa distanza, no? Questa differenza anche identitaria legata alla lingua. Bangladesh, che anche prima, durante il suo continente indiano, ma anche dopo la partition, aveva una vera e propria lingua, una cultura, come dicevo prima, anche un cibo proprio, no? Tutto un particolare, diciamo, tradizioni legate al territorio, che condivideva con il Bengala occidentale indiano, dove forse avete sentito parlare di Calcutta, no? Attualmente chiamata Kolkata. E questo è anche un motivo molto importante per cui avete forse notato bangladesi e non bengalesi. Questo noi forse nel colloquiale siamo spesso abituati a chiamarli bengalesi, ma in realtà per bengalesi si intende questa radice culturale comune che proviene dal Bengala, diciamo, indiano. Ma se vogliamo andare a identificare veramente i cittadini del Bangladesh, è giusto riconoscerli come bangladesi. Pensate, nelle nostre prime ricerche furono proprio dei ragazzi di nuova generazione che ci hanno raccontato di voler essere identificati con il termine bangladesi, ancora prima che la Treccani la identificasse come tali. E adesso su tante ricerche, diciamo, vengono identificati come bangladesi. Dopo il 47, ovviamente, che cos'è? Diciamo, il Pakistan impone nel Bangladesh attuale lingua, cultura, religione, e ovviamente come fanno un po', no, i colonizzatori, no? Si appropria di materie prime, si appropria di tutta una serie di benefici che avevano come occupanti. Vi lascio, diciamo, nel 52 c'è una grande manifestazione degli studenti nel college di Dhaka, dove diciamo il loro obiettivo principale è far riconoscere il paese per quello che era, cioè il paese della lingua bangla, l'orgoglio della lingua, la forza di una cultura che si basa su un orgoglio identitario che passa attraverso la lingua. E veramente ve lo faccio anche molto molto semplice: soltanto nel 71 il Bangladesh ottiene l'indipendenza, appunto dal nome Bangladesh, paese della lingua bangla, una lingua molto simile alla lingua hindi, un po' come se fosse l'italiano e lo spagnolo, ma con un proprio alfabeto, anche questo però proveniente dalla lingua sanscrita. Quindi radici culturali comuni, radici linguistiche comuni. Pensate che il Bangla
il Dante del Bangla è Tagore, che avrete sentito nominare, il poeta Tagore, che nasce e sviluppa la sua scuola di arti in un paesino, Shantiniketan, vicino Kolkata, nel Bengala indiano, da cui poi la lingua piano piano si muove e arriva in Bangladesh con i vari dialetti. Ci sono dei dialetti veramente molto molto marcati, un po' come no, succede da noi nel sud, eccetera, anche nel nord, in Veneto, eccetera, che si differenziano a seconda dei distretti bangladesi, Chittagong, Comilla, Dhaka. Quello di Kolkata è molto più, oserei dire, pulito, ma nel senso buono, nel senso più comprensibile, almeno alle mie orecchie. Qualche dato per rendervi un pochino più quantitativo. Per definizione io l'ho sempre lavorato nel qualitativo, ma mi sembrava giusto, no, darvi un pochino un'idea della comunità bangladese. Pensate, l'ottava comunità extraeuropea in Italia, con circa 150.000 presenze, e in Italia, adesso lo vedremo, circa 32.000, scusate, soltanto a Roma. E la presenza dei bangladesi in Europa, primo posto è l'Italia, seconda Francia, terza Spagna e mi pare quinto posto sia l'Inghilterra. E ovviamente per quanto riguarda tutto, no, diciamo, la madrepatria coloniale, no, quindi le comunità bangladesi indiane sono residenti lì da tanto tempo ormai. È una comunità prettamente maschile. Cioè emigra prima l'uomo in cerca di un'occupazione, un equilibrio economico, per poi ricongiungersi spesso con le famiglie. Negli ultimi anni sono cresciuti moltissimo il numero dei ricongiungimenti, quindi si assiste a una comunità bangladese anche femminile, ma comunque il divario di genere è molto evidente. L'età media sono di 30 anni, e soltanto il 22% della comunità è minorenne. Questo ci fa capire anche, no, quanto e che tipo di ricongiungimenti avvengono. Sapete che il ricongiungimento familiare si può fare o con la moglie o con i figli fino all'età di 18 anni, dopodiché diventano adulti e non è più possibile ricongiungersi come tali, almeno per i cittadini ancora stranieri. Poi nel momento in cui assumono la cittadinanza italiana è possibile ricongiungersi. E un caso particolare è che spesso tanti cittadini bangladesi che ottengono la cittadinanza italiana decidono di emigrare, di fare una seconda emigrazione, finora, fino a pochi anni fa, fino a prima del Brexit, era l'Inghilterra. E ho conosciuto diverse nuove generazioni che invece non volevano partire per non iniziare una nuova migrazione, quindi quelle che partivano erano le prime generazioni e invece le nuove generazioni romane decidevano di rimanere. Vedete qui la terza posizione per acquisizione di cittadinanza. Il Bangladesh permette di mantenere entrambi i passaporti, cosa che per esempio l'India non permette. Quindi si può avere sia passaporto bangladese sia italiano. Non so se sapete che il passaporto italiano è il quinto per potenza nel mondo. Questo è giusto una postilla perché secondo me è molto importante questa riflessione. I matrimoni misti sono pochissimi. E spesso è più, diciamo, sono più numerosi quelli dove la donna è italiana e l'uomo è bangladese, ma sono veramente pochissimi, e almeno quelli insomma registrati. Si tratta di una comunità che è qui ormai, diciamo, è arrivata negli ultimi 30 anni, quindi c'è una stabilizzazione della comunità e comunque vedete il 56,2% è di lungo soggiornanti, non si chiama più carta di soggiorno a lungo periodo, però insomma permesso di soggiorno a tempo indeterminato ci fa capire che la comunità si sta stabilizzando nel tempo. I motivi di rilascio, come vedete, sono lavoro per la maggioranza del tempo, famiglia, altri motivi, qui sarebbe un pochino da indagare quali siano gli altri motivi, perché come sapete, essendo una comunità prettamente islamica, per esempio per motivi religiosi non è possibile ottenere il permesso di soggiorno, perché i ministri del culto non vengono riconosciuti come tali, come sacerdoti, e quindi pertanto non possono avere per esempio il permesso di soggiorno dedicato al culto. Questo è uno dei problemi, no, che hanno le comunità che non hanno ancora avuto il riconoscimento.
Qui va bene, appunto, quello qui, asilo, richiesta, altre forme di protezione, quindi ci sono dei bangladesi che per motivi, sapete che il Bangladesh è stato ancora oggi oggetto di catastrofi naturali e quindi questo permette di richiedere rifugio politico, scusate, l'asilo. Per altre catastrofi naturali? Dillo. Sul riscaldamento. Dove siamo lì? In Bangladesh. Sì. Che cos'è quel triangolo? È il delta del Gange. Quindi immaginate tutto quello che può avvenire. Un terreno molto, non so come definirlo, molto sì, paludoso, inondazioni. No, ti ho interrotto anche perché di Gange si parlerà più tardi, capito? Benissimo, benissimo. quindi è sicuramente molto, molto utile. Poi ci sono anche richieste d'asilo per forme di discriminazione, quindi omosessualità, problemi politici e insomma via dicendo. Come vedete, religione, salute sono veramente piccole percentuali. E lo squilibrio di genere, come vedete, parliamo di un 71% di uomini e restante donne, quindi questo vi fa capire quanto ci sia discrepanza. Questi uomini sono, che fine fa? Vabbè, te lo dico dopo. Magari ci arriviamo. Chi sono i bangladesi? Cioè, che ruolo occupano nella società italiana in particolar modo? Fondamentalmente si tratta di imprenditori, piccole e medie imprese, mi riferisco a negozi di alimentari, barbieri, piccoli supermercati, eccetera, che sicuramente avete visto, peraltro non so se sapete che a Roma è aperto anche un'applicazione che si chiamava Bangladino, una cosa veramente molto stereotipata, ma ci fa capire, no, a livello sociologico, secondo me è molto importante, per andare a cercare le birre a basso costo. Avevano creato questo bangladino, che erano dove trovare il negozietto bangladese per avere le birre a basso costo, definito bangladino. Questo ci fa, no, è anche curioso, no? Pensate, una comunità prettamente islamica dove l'alcol è vietato e molti vivono di vendita di alcol. Si specializzano proprio. Sì, nel ristorante dove andremo oggi è uno dei pochi casi dove, per esempio, l'alcol non viene venduto. Giusto per darvi alcuni mi spiace per chi aveva piacere di bere un bicchiere di vino, però è molto interessante, secondo me. E le imprese, ovviamente, individuali sono veramente poche, quelle non arrivano al 10% le imprese femminili. Oggi forse riuscirò a farvi conoscere anche un piccolo negozio bangladese tutto al femminile che si chiama Sultana's Fashion. È un negozio appunto di Sultana, una donna musulmana velata e che soprattutto che ha fatto, dopo aver fatto il pellegrinaggio alla Mecca, ha cominciato a cambiare anche il suo abbigliamento. Perché 30 anni fa, quando arrivò qui, non indossava il velo e piano piano c'è stato un cambiamento. Diciamo che piccole e medie imprese e lavoro subordinato, queste sono le categorie principali in cui sono inseriti i bangladesi e tanti dei guadagni vanno come rimesse nel paese d'origine, quindi nei ricongiungimenti che non avvengono c'è sempre un rapporto, una relazione con il paese di origine, quindi famiglie che vengono mantenute a distanza, i minori non accompagnati che poi vengono mandati per poi garantire quella che è la sostenibilità della famiglia piuttosto che del villaggio. E poi, come vedete, io ho scritto anche fast fashion, perché non so se sapete che tante industrie tessili si trovano in Bangladesh. Di solito faccio vedere ai miei studenti diversi documentari dove viene testimoniato questa industria tessile dove manodopera a basso costo che permette ai marchi internazionali, Zara, H&M, insomma chi più ne voglia, più ne metta, di avere manodopera a basso costo per poi avere un guadagno del 200%, per non calcolare quello che dicevamo prima, catastrofi naturali, ma non solo il cambiamento anche globale, ma pensate che per produrre un jeans servono 3.800 litri di acqua, per non calcolare le tinture. Pensate a livello ambientale, in un posto già con difficoltà, a livello ambientale, questo cosa può causare, Perché per noi spesso risuona soltanto alle orecchie Nestlé, Coca-Cola, questi marchi che già sappiamo cosa fanno nei paesi del terzo mondo.
o via di sviluppo, ma anche l'industria tessile crea dei problemi ambientali molto molto rilevanti. Manodopera a basso costo vuol dire che le persone in loco vengono pagate magari dai più 1 ai 5 euro al giorno massimo per produrre quantità. Non so se vi ricordate, nel 2013 mi pare che un palazzo crollò a Dhaka calcolando... Ecco, grazie, non mi veniva il nome, e questo causò morti di tante migliaia di persone, tanti feriti, quindi condizioni di lavoro, disuguaglianza sociale, disuguaglianza economica e via dicendo. Parliamo di inclusione sociale, no? Qualcuno da un punto di vista lavorativo possiamo collocarle in questi settori, al contempo crescendo l'equilibrio, aumentando l'equilibrio della comunità, questo permette anche che si attiva tutta una parte di servizi sociali, quindi legati alla famiglia, alla salute, e fondamentalmente si tratta di dei ruoli ben definiti, no? All'interno di una famiglia, quindi solitamente l'uomo è la persona che lavora, mentre la donna sta a casa. Si può definire una ben definizione dei ruoli per una comunità di tipo patriarcale, ma al contempo viene meno tutta quella che è la rete sociale della famiglia allargata che magari nel paese di origine avevano, e quindi la donna in qualche modo è anche costretta a dover rimanere a casa per poter, no, crescere i figli e portare avanti la casa. Poi vedremo alcune cose sul ruolo della donna, ma diciamo volevo giusto farvi un'introduzione. La comunità è caratterizzata da un associazionismo interno politico, religioso e laico, molto forte. Qui leggevo lo studio di IDOS, 16 associazioni a livello nazionale, secondo me ce ne sono anche di più. C'è il collega della Puppa e Andrea Priori che si sono occupati di associazionismo molto meglio di me. Perché spesso si tratta anche di associazioni non registrate, ma di gruppi di persone che si incontrano per degli obiettivi comuni. Molto interessante, perché ci sono associazioni al femminile, associazioni maschile, associazioni miste, e l'idea è quella di sviluppare delle associazioni che lavorano per i diritti delle donne, ovviamente che sono associazioni anche femministe, ma poi va classificato quel tipo di femminismo in quel contesto sociale ben definito. E anche politiche, diciamo, le fazioni politiche sono molto forti all'interno della comunità bangladese, e anche il potere che loro acquisiscono all'interno di un'associazione permette di mantenere quella gerarchia che poi crea dipendenze di mutuo aiuto o anche di potere a livello della società stessa, della comunità stessa, scusate. E poi le religioni, la comunità bangladese, come in Bangladesh, è una comunità prettamente islamica, dove però ci sono anche delle piccole minoranze come l'induismo, il buddismo e il cattolicesimo. Quello che diciamo la maggioranza di bangladesi è musulmana e indù. E quindi appunto oggi conosceremo una di quelle che è, pensate, a Torpignattara ci sono due templi induisti. Quello che vedremo oggi è quello che è stato costruito in seguito al riconoscimento della religione induista in Italia, perché come sapete quando ottengono il riconoscimento è possibile avere, no, anche l'8 per 1000, il 5 per 1000, e quindi questo permette anche alla comunità di avere una sostenibilità economica, l'intesa. Che non avrebbero avuto altrimenti. Quindi loro hanno un lavoro anche stretto con tutte le altre associazioni, gruppi religiosi, nonché quelli degli italiani convertiti che hanno aderito all'induismo, nonché anche delle altri gruppi etnici dell'induismo stesso. Lavorano anche a stretto contatto, spesso anche con gli Hare Krishna, che però hanno avuto poi, no? Insomma, un riconoscimento a parte, perché poi l'Hare Krishna, sì, anche i miei figli quando li vedono dicono sempre: mamma, ti prego, lontani, e che sono divertenti, perché è molto interessante vedere il monoteismo degli Hare Krishna, no? Cioè focalizzarsi sulla figura di Krishna, sebbene poi nascano da tutto un movimento induista, però si focalizzano
sulla figura di Krishna, cosa che invece le altre comunità induiste si focalizzano su un pantheon molto ampio. Oggi vedrete diverse divinità all'interno del tempio, anche io alle volte ho difficoltà a ricordare tutti i nomi, no? Ma è curioso perché anche se andate in India, in Bangladesh, ogni poi regione ha una divinità particolare no, che adora, ci sono anche persone che hanno una religiosità legata per esempio alla figura di Gandhi, di Madre Teresa, che viene adorata all'interno del pantheon induista. Ecco, qui qualche numero, giusto per darvi un'idea, in Italia 151.000 circa bangladesi, nel Lazio, diciamo, la seconda comunità dopo i filippini, con 41.109 presenze, e a Roma in particolar modo 38.000 cittadini bangladesi, soltanto nel quartiere di Torpignattara troveremo circa 8.600 bangladesi. Non a caso Torpignattara viene definita dai bangladesi stessi Banglatown, ma è un'autodefinizione. È il dodicesimo municipio. Oddio, non lo so. No? Ora vediamo. Oh, non lo so. No, perché se io sono undicesimo, sono a Maiana, non è dodicesimo. Sesto, più vicino al centro. Sì, non è dodicesimo. L'undicesimo penso sia Corviale. Lo possiamo cercare dopo. Lo possiamo cercare. Ecco, vi ho portato giusto qualche foto per rendervi un'idea. Vedete in alto a sinistra la Nari Shakti, che è una delle ultime associazioni bangladesi femminili che si è formata nel quartiere di Montagnola, perché è di Roma. È un quartiere che fino a qualche anno fa non era molto etnico per vedere nulla. E adesso sono nati ristoranti, c'è un piccolo ristorantino bangladese, c'è proprio questa associazione, fanno diverse attività. E all'interno di una scuola di italiano, quindi le donne si incontravano lì come luogo di socializzazione per imparare l'italiano, e piano piano è nato un movimento. A destra vedete invece la festività di alcuni dolcetti, cioè c'è un giorno in cui si festeggiano e si fanno dolci di diversi tipi bangladesi, e questa è un'associazione mista uomini e donne bangladesi. Vi ho risparmiato quelle foto dove si mettono tutti in fila davanti a un tavolo e con i vestiti più belli in assoluto, però molto di apparenza, no? Mi ricordo in un'ultima festa in cui ero andata, avevo una maglietta di Cenerentola e una donna, mia amica, mi dice: Cariuscia, però un po' vestita meglio, potevi pure venire. Perché ovviamente c'è una cura dell'esteriorità molto importante. In basso invece vedete, il primo è il primo tempietto indù, che non vedremo oggi, ma che sta via Medeo Cencelli, sempre a Torpignattara, e il secondo invece è il tempio più grande, che può ospitare veramente centinaia di persone, un po' strettine, però ci sono, e che è quello che vedremo oggi. Sono entrambe in occasione di due feste, la prima è il Diwali, che si è svolto quest'anno, la festa della luce. Vedete qui, diciamo, oddio no, forse non lo so se lo vedete, vedete delle scritte, no? Laterali, e pensate che quello vuol dire proprio Hare Hare Krishna, quindi no, quanto è anche legato al culto di Krishna, anche se non solo di quello che vi dicevo prima, percussioni, insomma, i loro rituali. Non c'è un bramino, cioè un sacerdote fisso, ma ci sono delle persone che vengono chiamate a condurre il rituale, magari perché particolarmente praticanti e in grado di poter svolgere il rituale. In occasione soltanto di feste molto importanti, tipo la Durga Puja, allora vengono chiamati dei bramini dalla comunità induista nazionale, che spesso vengono dal nord Italia o dall'estero. In alto a sinistra vedete una donna che svolge il culto all'interno della propria casa. E purtroppo, come vi dicevo, le fazioni politiche e la struttura associazionistica all'interno della comunità crea anche divisioni. Nulla di nuovo, no? Ci diremo, perché poi alla fine è questo. E quindi proprio adesso, pensate, durante il Diwali c'è stata durante il Durga Puja c'è stata una divisione in fazioni politiche che hanno separato la comunità induista. Se questo prima avveniva solo per la comunità musulmana, è avvenuto in passato, che si dividevano in moschee, no, sale di preghiera differenti, eccetera, adesso purtroppo questo sta avvenendo con la crescita anche della comunità induista, e divisioni, e chi è rimasto fuori, semplifico, svolge il culto anche all'interno, non solo, ma svolge all'interno, di festeggiamenti del Diwali all'interno di case,
perché non più afferenti a diverse fazioni associazionistiche. In basso a sinistra vedete la festa, cioè la preghiera di Eid, questa è della sezione maschile, questo mi pare che sia Largo Preneste, sempre per chi conosce Roma, e invece a destra una festa di un compleanno, un festeggiamento di un compleanno tutto al femminile, o quasi, dove appunto della comunità induista, di alcune persone induiste. Questa è un pochino l'introduzione che ci tenevo a fare, vediamo un pochino per i tempi. Alcuni casi studio vi volevo portare, ma sempre in modo purtroppo veloce, e poi spero che abbiate voglia di approfondire diversamente. E qui, scusate, ho messo anche degli appunti. Allora, Cota, questo è stato il primo libro che abbiamo pubblicato con la collega Rossetti. L'idea era quella di dare voce alle donne in una struttura, in una società basata su una struttura patriarcale che spesso lascia le donne sempre nell'ombra. E perché l'abbiamo fatto? Perché siamo riuscite ad avere un accesso facilitato alla comunità. E quello che diceva prima, spoilerando il professore, è appunto il mio posizionamento, il mio e anche quello della mia collega. Entrambe siamo mogli di due uomini del subcontinente indiano. Mio marito è indiano di Kolkata, e quindi afferente alla cultura bengalese, e suo marito invece è bangladese. Io parlo hindi, un po' di Bangla, e questo mi ha permesso di avere un accesso facilitato alla comunità, e soprattutto alle donne, perché come donna hai un accesso facilitato. Noi inizialmente pensavamo che svelare, tra virgolette, il nostro posizionamento non fosse importante, o comunque non fosse determinante la nostra ricerca. Solo successivamente ci siamo accorti l'importanza, no, del nostro posizionamento, e anche di esplicarlo nelle nostre ricerche. Perché comunque è necessario e obbligato in qualche modo, quando il ricercatore è, no, come il nostro professor Cipriani ci spiega nei suoi manuali, il ricercatore con la propria fisicità entra inevitabilmente in un contesto, e per quanto cerchi di minimizzare, no, l'impatto con la nuova cultura, è inevitabile che ci sia, e quindi come tale deve essere osservato nel rispetto della cultura che si va a osservare, ma anche in quest'ottica, no, di un focus dal quale io vedo la comunità in un determinato modo, la comunità si presenta a me in un determinato modo, perché comunque sanno anche il mio posizionamento. Tutti i nomi, pensate, delle donne, delle storie di vita raccolte sono nomi fittizi, perché sebbene le donne si aprissero con noi, avevano paura di ripercussioni. Ripercussioni in particolar modo su due tematiche fondamentali: violenza di genere, violenza domestica, e controllo sociale. Sono due le tematiche che sono state, diciamo, più importanti e più rilevanti per le donne che ci hanno raccontato le loro storie di vita. Quello che noi abbiamo intervistato sia donne di prima generazione, sia ragazze di nuova generazione. Diciamo, da un target di età dai 18 ai 50, 55 anni. Questo perché? Perché volevamo vedere, no, proprio come la comunità cambia. E tante donne ci hanno raccontato proprio come Roma fosse cambiata ai loro occhi, no? Alcune donne dicevano: io prima cercavo le spezie, cercavo i peperoncini, non li trovavo, poi adesso invece mi sento a casa perché so che posso andare dal commerciante di fiducia e potermi muovere. Poi il problema della violenza domestica, che spesso ci hanno rivelato essere risolta da alcuni mediatori comunitari. Ci sono delle donne che fanno, allora, diciamo, si creano sempre due fazioni, una maschile e una femminile, e ci sono delle mediatrici e dei mediatori che vanno a risolvere in qualche modo la violenza domestica, il conflitto, ma non ok, separatevi oppure cerchiamo di trovare un'altra soluzione, no, cercate di minimizzare i danni. Diciamo, purtroppo ancora la violenza di genere non viene molto denunciata all'interno della comunità, perché è ancora molto naturalizzata all'interno della cultura, vabbè, nulla di nuovo, no? Cioè, purtroppo quanti siamo, 110 femminicidi in Italia, e credo che siano la maggior parte di nazionalità italiana, quindi non mi meraviglierei. Purtroppo, no, il patriarcato è dominante in diversi paesi in tutto il mondo, ma ad ogni modo sono soltanto poche le donne che riescono a denunciare. Perché? Perché denunciare vuol dire anche allontanarsi dalla comunità d'appartenenza, e quindi in un posto dove io non ho nessuno,
vuol dire ancora di più essere sola. Io forse in tutta la mia vita, e seguo la comunità da quasi 20 anni, avrò conosciuto 2 donne che si sono rivolte ai centri antiviolenza e che hanno poi veramente hanno continuato, non sono tornate indietro. E diciamo, questo è stato un pochino un lavoro più che di ricerca, proprio di dare voce a quelle che erano appunto il vissuto delle donne, del loro percorso, dei loro obiettivi, ma anche delle loro attese, no? La cosiddetta, che noi definiamo, grande bugia. Spesso queste donne arrivano in Italia con i ricongiungimenti familiari, con la speranza di poter cambiare la loro vita, e compromesse incredibili. Poi si ritrovano invece nella realtà, che è condividere spesso l'appartamento con altre famiglie, o ancora peggio, vivere in una stanza e condividerla con altri 10 uomini, dove poi le donne si ritrovano a fare il lavoro di cuoche all'interno di queste comunità, sì, mini comunità, ma strettamente maschili, quindi vuol dire poter cucinare tutto il giorno fino a che poi gli uomini non tornano. Al momento in cui gli uomini tornano, io chiudo la mia porta e non esco più della stanza. Non avere possibilità di socializzazione, non avere possibilità di incontro, di nulla. E questo è una problematica molto rilevante, e questo anche le rallenta anche in quella che è l'inclusione sociale attraverso la lingua, perché spesso la paura, i dubbi, no, di una società diversa dalla propria non danno loro modo di uscire fuori. E poi tutte le casistiche, no, legate anche al religioso, legate a quello che è l'abbigliamento, l'esteriorizzazione delle simbologie religiose, legate sia all'induismo sia all'Islam, che poi noi, in un altro libro di cui non parleremo, abbiamo parlato proprio di corpi e identità di tutto il subcontinente indiano. Abbiamo raccolto 50 interviste strutturate di donne di, sia Pakistan, Bangladesh, India e anche Sri Lanka, e di diverso target d'età, per capire quanto cura e bellezza rientrano nella costruzione identitaria dell'individuo, ma allo stesso modo anche quanto l'esteriorizzazione delle simbologie rafforza il senso identitario. E quindi questo lo potete immaginare, tanto per le donne velate e tanto per le donne Sikh che indossano il turbante e via dicendo. Qui una ragazza bangladese cresciuta qui in Italia, la foto non coincide con la persona, anche qui è un nome fittizio, no? Far capire il rapporto tra corpo e identità, e quanto anche le cure di bellezza poi si tramandano da mamma, da zia, nonna, alle figlie e alle nipoti, no? Tante donne ci raccontavano quanto delle pratiche di massaggio, di cura della pelle, dei capelli, diventassero quel ricordo che le lega alla tradizione. E poi appunto volevo arrivare un pochino a questo, che è la mia ricerca di dottorato. E vediamo un pochino quanti, per poi darvi spazio alle domande. Allora, la domanda di ricerca era: può l'educazione religiosa, familiare, appunto, no, scusate, in che modo la religione, scusate, l'educazione religiosa, familiare, scolastica va a confluire nella costruzione identitaria dei nuovi italiani, in particolar modo di 2 comunità, quella dei bambini bangladesi e quella dei bambini egiziani, entrambi però appunto di religione islamica. Quindi quello che ho fatto è stata osservazione partecipante in diverse realtà: una scuola coranica bangladese a Torpignattara, una scuola egiziana, entrambe, pensate, si chiamano madrasa. Madrasa significa scuola in arabo, ma nella definizione bangladese madrasha, che loro allungano la S, diventa scuola coranica. Invece la scuola egiziana era una vera e propria scuola, dove si studiava italiano, storia, geografia, matematica, inglese, Corano, e c'era la possibilità di avere una certificazione egiziana dopo aver frequentato questa scuola. Questo che significa? Che i bambini andavano durante la settimana a scuola italiana, durante il fine settimana, sabato e domenica, andavano in questa scuola egiziana, dove le insegnanti erano prettamente donne, la maggior parte donne, anche velate, ma donne. Mentre nella scuola bangladese
nella madrasa bangladese i bambini si recavano in questa sala di preghiera islamica, che come saprete le sale di preghiera spesso non sono identificabili sul territorio, cioè sono ex garage, ex supermercati, no? Quindi non adibiti al culto, ma riadibiti e rinnovati al culto, e in una scuola, quindi, che per bambini, in questo caso, in entrambi i casi erano dai 4 ai 16 anni, entrambe le scuole erano sia per maschi che per femmine, ma la scuola coranica si svolgeva tutti i giorni dopo la scuola, dopo le 4:30, la scuola italiana, e poi il sabato e la domenica. Nella scuola bangladese si studiava un po' di lingua bangla, scritto e parlato, lingua araba per poter leggere il Corano, ma l'alfabeto, e imparavano il Corano a memoria mano a mano che si saliva di livello. La cosa differente e fondamentale, ma questo lo vedete anche negli adulti secondo me, è che ovviamente c'è un approccio diverso al Corano. Per una comunità che è madrelingua araba c'è la possibilità di leggere il Corano e comprenderlo. L'altra parte, bangladese, la lingua coranica è una lingua che viene appresa ma non compresa. La differenza è che io forse posso sembrare un po' blasfema, ma quella lingua diventa quasi un mantra, cioè io imparo il Corano a memoria, ma non ne capisco il significato. Certo. Quindi mi affido all'interpretazione degli imam o dei maestri che lo interpretano per me, o dei miei genitori. Mi ricordo una volta, facevo osservazione partecipante, e dei ragazzini di 10-11 anni mi dicevano: vieni con me, mi hanno portato al piano di sopra di questa moschea, insomma, e mi dice: guarda qui che cosa c'è scritto. È scritto in arabo, e mi dice: no, che se tu non ti converti, no, se tu non sei musulmana e lasci i tuoi capelli scoperti, i tuoi capelli diventeranno serpenti. E no, è molto interessante, no? È molto interessante questo significato, cioè quello che loro volevano comunque trasmettere a me, no? E quello che dicevo prima, l'accesso è molto importante come ricercatrice. E se nella scuola, diciamo, egiziana, io non ho avuto particolari problematiche, ero lì silente o partecipante in qualche modo, assistevo alle lezioni, ho avuto anche modo di parlare con la dirigente, di intervistarla, eccetera. Nella scuola bangladese l'accesso è stato difficoltoso. Dopo il mio primo giorno di osservazione partecipanti, mi arriva la telefonata del presidente che gestiva questa moschea e mi dice: Katiuscia, non sei più gradita. Quindi io a quel tempo chiamai il mio professor Carlo Cipriani e dissi: professore, che faccio? Perché mi sono demoralizzata, come faccio ad andare avanti? Professore mi disse: non devi demordere, devi continuare, devi trovare un modo per farti accettare. Io ero entrata come Katiuscia, la ricercatrice, parlo italiano, non capisco nient'altro. Ok, questo è stato il mio primo biglietto da visita. Faccio una ricerca per l'università, dottorato. La conoscenza dell'italiano ovviamente era molto limitata, però non volevo subito, no, far vedere il mio posizionamento. A quel punto però ho capito che ero alle strette, e quindi rientro nella moschea, questa volta parlando con l'imam, diciamo, direttore, e la mia fortuna fu che lui aveva vissuto a Kolkata, e quindi parlava benissimo hindi, oltre che bangla, io parlo, la mia seconda lingua è hindi, bangla soppigliamo un po', e potetti spiegare a lui in hindi tutto, cioè il motivo della ricerca, ma soprattutto che mio marito era musulmano. E che era di Calcutta, quindi di Kolkata, quindi anche qui c'è stata una coincidenza molto piacevole, che e lui da quel giorno mi disse: questa è casa tua. Sempre con i limiti del caso, perché poi io mi offrii a insegnare italiano, magari poteva essere, no? Posso insegnare italiano ai bambini, aiutarvi, Sono stata ovviamente limitata in tutto questo, con molta gentilezza. Questo perché? Perché era la prima volta che una donna aveva accesso alla moschea. Era la prima volta che una donna non musulmana bianca aveva accesso alla moschea. I bambini erano tutti bangladesi. C'era solo il caso di un bambino che era una coppia mista, lui bangladese e lei cinese, caso unico.
Ma del resto non c'erano mai, diciamo, chi entrava di donne erano le donne che davano donazioni. Quindi forse ne avrò vista di una in tutti i 3 mesi di osservazione. E non era uno spazio pensato alle donne. Spesso le sale di preghiera non hanno uno spazio pensato per le donne, no? Perché sono spazi piccoli, perché sono spazi dove le donne non hanno piacere di incontrare anche l'uomo nella sua fisicità, preferiscono pregare nel proprio luogo di lavoro, se lavorano, o a casa. Ma in quel caso è uno spazio molto grande, quindi, però non era comunque pensato per le donne. E la mia presenza era ingombrante, perché effettivamente i bambini erano curiosi. Quindi non stavano lì col quadernino ogni momento a dirmi guarda come sono stata brava. Una scusa per erano un modo l'attenzione. Sì, era un modo per rendermi partecipe, avere un sorriso, perché c'era un sistema rigido di insegnamento. E alcuni bambini mi rilevavano spesso che, guarda, sai, quando tu vai via, arriva con la bacchetta. Se sbagliamo, veniamo picchiati con le bacchette. Dopo di te, però. Dopo di me. Infatti davo fastidio, perché comunque non erano liberi di muoversi. Mi ricordo ancora che una bambina di circa 8 anni, c'erano anche i miei bambini, era il giorno della certificazione, no? Che veniva data, la pagella, diciamo, e una bambina raccontò questo davanti ai miei figli, no? E no, pensate quante differenze. E la cosa interessante è che io ho cercato di seguire e osservare, però un gruppo di ragazzini che frequentava questa madrasa, ma che era presente in una scuola, che forse avrete sentito nominare, che è la scuola Pisacane. La scuola Pisacane è la scuola del quartiere Torpignattara, che andò sotto i riflettori tra il 2008 e il 2009, perché la legge Gelmini voleva mettere un limite del 30% per gli studenti stranieri, e proponeva, no, una sorta di pulmino tipo deportazione nelle altre scuole per gli studenti stranieri, una scuola che era 98-99% straniera. A quel punto ci fu un attivismo molto forte delle insegnanti e anche dei relativi genitori, che cominciarono a formare un'associazione genitori, che è ancora oggi presente. E piano piano, non solo la resistenza politica, attivismo, cominciarono a creare tutta una rete sul territorio che proponesse ai bambini un progetto scuole aperte, la scuola aperta sempre, e allo stesso tempo attività extracurricolari, raggiungendo un livello pari, forse oltre, una scuola privata. Se negli anni, io pensate fino al 2017, ho trovato fino alle quinte in cui c'era la classe che ho osservato, erano 18 studenti, una italiana e gli altri di origine straniera. Soltanto dal 2018 in poi cominciano a nascere le prime e seconde con 50% e 50%. Ovviamente dico di origine italiana, di straniera, perché erano tutti italiani secondo me. Perché nati e cresciuti qui, però sapete che la legge non ci permette, no? di avere la cittadinanza italiana fino ai 18 anni per se si è di origini straniere. Quindi questo vuol dire, chi erano i nuovi italiani? Erano figli di geometri, di architetti, di registi, scenografi, medici. Quindi è cambiato proprio il target di riferimento, cioè persone che hanno capito che quella scuola è diventata negli anni un fiore all'occhiello per l'intercultura e per tutte le proposte che hanno cominciato a fare, scusa il gioco di parole, sia in orario scolastico che extrascolastico. Nella classe che io ho seguito in particolar modo c'erano almeno 8 ragazzini di origine bangladese che frequentavano la moschea, la scuola coranica, di cui 2 ragazzine velate, che ho avuto modo di conoscere, no, nel corso di tutta la ricerca, e alla fine della mia ricerca si sono svelate. Pensate, no, quanto è curioso, di solito siamo abituati al contrario, no? Quindi di un'appropriazione, no, della simbologia religiosa, invece in questo caso avevano avuto una consapevolezza maggiore e si sono svelate. E questo, ovviamente, queste ragazzine mi raccontavano della severità che avevano all'interno della scuola coranica, del fatto che spesso anche le maestre intervenivano con i genitori perché trovavano purtroppo maltrattamenti all'interno della scuola coranica, e una denuncia, ma un'accettazione da parte dei genitori, no? Purtroppo bangladesi. Quello che io ho potuto, diciamo, in generale vedere è che comunque molto spesso nelle famiglie che io ho avuto modo di osservare bangladesi c'è una forte... c'è un forte legame identitario alla tradizione, però il confine tra tradizione e religione è molto labile,
pensate, molto spesso dei bambini mi raccontavano, sai, questo è il mio vestito, ma il vestito musulmano. Fa quasi sorridere, no? Era ovviamente il three pieces, cioè tre pezzi, no? Una pashmina, una casacca lunga e un pantalone, che viene chiamato salwar kameez in India, three pieces, eccetera. Ma è un abbigliamento che utilizzano spesso tutte le donne del subcontinente indiano, non è un abito specifico musulmano. E ovviamente, no? C'è questo, però permette di essere coperti, di coprire le forme del corpo, di usare la sciarpina per metterla anche in testa. Quindi c'è anche una traslitterazione quasi, no? Oserei dire, di quella che è la simbologia religiosa in quella che è la tradizione. Quello che ho visto è che comunque le persone, cioè i genitori che mandano i loro figli alla scuola coranica, si affidano a tutto un modello educativo che confonde in qualche modo i bambini di nuova generazione che frequentano le scuole italiane. Li confonde perché hanno dei sistemi educativi completamente opposti e anche hanno dei riferimenti educativi differenti, no? Pensate alla severità che hanno nella scuola coranica, che magari nella scuola italiana non c'è, una severità, anche una violenza fisica, una predominanza gerarchica di uomini che insegnano e non danno spazio anche alle riflessioni, cioè non c'erano momenti né di dibattito, di spazio proprio alla creatività dei bambini, cioè devi imparare a memoria senza spazio ad altro, quindi no, la memorizzazione coranica è uno strumento molto importante, se ci pensate, no? Specialmente di bambini che non capiscono il significato. Quindi un'istruzione praticamente rigida che non dà spazio all'individualità, mentre nella scuola pisacane, specialmente Fiore all'Occhiello negli ultimi anni, no? Un sistema differente, ma un legame identitario fortissimo, che li lega molto spesso alla religione. Quindi poi che succede? Quando hanno età adolescenziale e possono in qualche modo distaccarsi da questo sistema, o hanno un rifiuto completo, o comunque cercano di accontentare per quello che possono l'educazione ricevuta, e quindi quello che vi dicevo prima, il dato dei matrimoni misti. Pensate, donne, ragazze che ho intervistato in nuova generazione, quasi tutte cresciute in Italia, tutte hanno sposato un uomo del subcontinente indiano, o la maggior parte delle volte bangladese. Anche quelle più veramente naturalizzate, oserei dire. Quasi per, quando tu lo chiedevi, dice sì, perché è più facile, anche per i miei genitori, per mantenere un legame con la tradizione, con il paese d'origine, con la lingua, e mantenere questo equilibrio familiare che poi viene portato avanti dalla tradizione. Allora, vi faccio solo vedere delle foto e poi lascio spazio alle domande. Questa sì, ci troviamo. Ci abbiamo tanti. Ecco, sì, infatti soltanto questo. E questi sono alcuni bambini della scuola coranica. Quelli più simpatici in assoluto. Vedete i quadernini. Sono stupende. E qui vedete come si svolgono le lezioni, no? Guarda quello com'è terribile, maestro. Fa paura. Vedete la presenza sia di maschi che di femmine, guardate l'abbigliamento, le ragazzine sono velate, ma non è solo un velo poggiato sopra, ma è questa sorta di, adesso non mi ricordo come si chiama, di cappuccio, no? Che permette di coprire anche la parte del davanti, il topi, questo cappellino islamico, berretto islamico per tutti, e l'abbigliamento tipico, no? Spesso qualcuno indossava anche jeans, però solitamente kurta pigiama per i ragazzi e salwar kameez per le femminucce. Qui in alto vediamo dei momenti di esame. Da paura, questo è da paura. Di esame, ecco lui, questo in alto a sinistra, è proprio lui il direttore di tutti gli imam con il quale mi ero interfacciata al momento, no? In maniera gentile. In maniera gentile in urdu, e sono momenti di esame. Vedete, c'è sempre una grande suggezione nei confronti del maestro, una gerarchia. Guardate anche soltanto la sedia dove è seduto e lei in piedi o piuttosto seduti a terra, c'è una differenza, un divario. C'è una grande, sì. E sotto invece la cerimonia delle pagelle. Sì. Quindi qui vediamo solo bambini, i genitori non c'erano, c'è una cosa molto autocelebrativa della scuola coranica, solo uomini, sulla destra, non so se vedete questo lungo tavolone, una presenza solo maschile.
E questa invece è il Nilo Madrasa, quella egiziana. Vedete, qui si parla di una vera e propria scuola. Le donne sono donne, la maggior parte sono donne però che sono insegnano, maestre. Sono maestre, e che insegnano anche Corano, e la lingua coranica, che in basso a destra, vedete, stavano studiando alcune sura del Corano. E questa invece è la scuola Carlo Visacane. Queste sono le due bambine, alcune delle due bambine in particolar modo che poi si sono svelate, come vi dicevo. Vedete, questa è la classe più interculturale in assoluto, quella con il 99% di studenti di origine straniera. Questo soltanto è Roma, dottor Pignattara, a 200 metri dal tempio e dalla madrasa. Guardate anche la disposizione dei banchi, c'è un ferro di cavallo, una parte al centro, ci sono bambini cinesi, mi ricordo nelle ricreazioni c'erano i bambini cinesi che giocavano con i loro giochi, eccetera, eccetera. Pensate, l'unica bambina che si era trasferita da un'altra scuola, normale, definitivamente, tra virgolette, nel senso con una maggioranza italiana, era arrivata in seconda elementare in questa classe e si era trovata molto meglio della scuola precedente dove aveva avuto fenomeni di bullismo. Pensate, no? Gli stereotipi a volte. Vedete, ecco qui, vedete meglio la classe, nazionali differenti, anche Sud America, Egitto. E qui alcune attività invece che vengono fatte sia all'interno della scuola, queste sono, è una scuola che, di danze, danza, canto e musica bangladese, da una maestra bangladese. E lei ha studiato nel posto dove è cresciuto Tagore, Shantiniketan, e qui in Italia si dedica alla comunità. E vedete, tra le bambine che danzano c'è anche un'italiana. In questo caso c'è poco mixage. Cioè è difficile che le bambine italiane vadano a svolgere attività extrascolastiche bangladesi. Questa invece è l'Iftar, la comunità bangladese, in una piazza, Piazza Perestrello, che sta a Torpignatta, aveva organizzato un Iftar, questo prima del lockdown. E vedete, no? Le donne da una parte, gli uomini da un'altra, però c'è la condivisione di questo pasto alla rottura del digiuno di Eid, scusate, del Ramadan. E questo, basta. Cioè, abbiamo un attimo per fare una domanda. Senza dubbio, adesso abbiamo lo spazio delle domande. Li vedo gialli. Sì, vero? Sì, normale. Sì. Grazie. Ah, della luce. Sì. Beh, allora, quante suggestioni veramente, ecco, per cui ringraziamo Katiuscia Carnà, che è più conoscitrice, l'avrete capito, di questa realtà. Vi vedo già pronti per la parte carica. Allora io evito la sintesi, per cui lascio anzi lo spazio alle domande, così raccogliamo anche meglio. Vi passo il microfono. Sì, va bene, come preferite. Perché ci sentono da casa. Grazie molte per la presentazione. Io avrei due domande. Una è: quali sono le maggiori tradizioni indù rappresentate all'interno della comunità bangladese di Roma? Cioè, se c'è immagino ci sia una pluralità di divinità, intendi? Sì, di divinità o di come dire. Sappiamo che l'induismo è molto, come dire, articolato al suo interno, quindi se c'è una differenza anche in questa comunità insomma, come viene vissuta. E l'altra è quanto la politica corrente del governo indiano, in particolare il primo ministro Narendra Modi, che diciamo è estremamente nazionalista e non vede assolutamente di buon occhio i musulmani, quanto appunto questa politica impatta all'interno della comunità, qui ci hai parlato tu, di cui ci ha parlato lei. Sì, no, bellissimo tu, sì, sì. Come dire, sì. Che appunto è costituita sia da musulmani che da induisti. Ecco. Grazie. Il tuo nome? Io sono Matteo di Placido, Torino. Okay. Mi sono perso un passaggio. Sì, no, la domanda alla volta, se no non mi dimentico. Complimenti tanto. Mi sono perso un passaggio perché nella prima fase, proprio nei primi 10 minuti, raccontare il flusso che arriva qui, le immagini rappresentavano il divano, quindi rappresentavano l'induismo. Quindi come se questa, diciamo, comunità trasferita era tutta induista, no. Poi in via automatica, cioè non lo so, ma sono
mi sono persa il passaggio del fatto che poi invece la scuola diventa prevalentemente musulmana e quindi cambia tutto l'Egitto. Cioè, vorrei capire la dimensione di questo flusso, quanto rimane, cioè venendo qua, quanto rimane induista e quanto diventa poi, perché sembra che la maggior parte, il 90% diventa poi musulmano. Quindi è come se le tradizioni induiste si perdessero in questa migrazione. No, me la sono persa io. Posso prima? No, perché ho paura di dimenticarmi le domande, perdonatemi. Comincio ad avere una certa età, poi... Non credo. No, davvero. No, dicevo che dopo il Covid la mia memoria ha avuto dei suoi dei problemi. Allora, per rispondere a te, sicuramente, come dicevo, loro sono... Allora, faccio un cappello, nel 2012, se non sbaglio, la prefetta mi correggerà se sbaglio, l'associazione induista italiana ha avuto il riconoscimento, no, dell'ente religioso, ha avuto l'intesa, e quindi diciamo una delle fortune, oserei dire, dell'induismo e del buddismo in Italia sono che un'unione di associazioni e dove l'interlocutore è uno e solitamente una persona che ha aderito al credo, cioè un italiano che si è convertito. Questo per dirvi cosa? Che, oddio, io non so se ho detto qualcosa di sbagliato. Sono quello che mi sono convertito al buddismo. Capito? Lui incarna questo movimento. Ecco, mi spiace che peraltro non abbiamo avuto neanche modo di conoscerci. Però, diciamo, in modo molto sintetico, anche schietto, no? È una la fortuna, no, di queste comunità, cosa che, per esempio, il sikhismo, con tutte le problematiche del caso, non ha, perché non ha un interlocutore unico, o l'Islam ancora di più. Però insomma questo poi l'artefice di questo progetto di unificazione è stato lui. No, e anche del riconoscimento molto... è l'unione induista con l'avvocato di Maria. Maria. Però diciamo l'interlocutore italiano facilita molto, no? Ma non solo, questa capacità di unire questo associazionismo religioso con un interlocutore, questo è stato il successo. Questo perché te lo dico? Perché secondo me è molto importante per capire poi come le comunità proseguono. La comunità induista bangladese in questo senso è molto afferente, come dicevo, sia all'Hare Krishna, e va bene con tutte le particolarità del caso, ma anche all'Unione Induista Italiana. Pensate che, non so se avete saputo, che il Diwali è stato organizzato dall'Unione Induista Italiana, all'auditorium qui all'EUR, e uno degli organizzatori era il primo presidente bangladese della comunità induista di Tortignattara, che io non incontravo da circa 10 anni, e lui lavorava passo passo. Questo per dirti che c'è una grande, cioè, comunione, passami la parola, di obiettivi in questo senso. Quindi le divinità maggiormente adorate, condivise, sono sicuramente Krishna, ma anche tutto quello che è il pantheon bengalese, quindi di Calcutta. La Durga Puja è molto molto sentita nella comunità. Non so se sapete che il patrono, come se fosse la patrona di Kolkata, e Durga Puja è una delle comunità che negli ultimi 15 anni è stata festeggiata sempre dalla comunità. Questo significa far arrivare le statue dall'India, portarle qui con a volte bramini annessi e portare avanti una comunità, una festività molto sentita. Non so se ho risposto alla tua domanda. Sì, assolutamente sì, in parte. Mi chiedevo, per esempio, in termini di Vaishnava, se si pronuncia così, o insomma altre correnti appunto dell'induismo, se c'è una prevalenza e a prescindere che tipo di relazione c'è tra le varie maniere di vivere l'induismo. Sì, guarda, tutte le sue differenze. Sì, sì, su questo in particolar modo non te lo so dire, però lo possiamo chiedere oggi alla comunità. Perfetto. Perché è difficile anche per me a volte andare più sul punto di vista un po' più teologico con loro, perché spesso non c'è possibilità di parlare un italiano corrente e non ho mai approfondito, su questo non ti so dire. Per quanto riguarda invece tutta la gestione di modi, diciamo che la comunità che più ne risente attualmente è la comunità Sikh, perché non so se sapete che il sikhismo attualmente, ancora oggi, è annoverato all'interno della costituzione indiana, all'interno dell'induismo. Quindi che significa? Significa avere un'identità, ma formalmente non averla. E non avere un riconoscimento
perlomeno identitario. Quindi c'è tutto un movimento anche terroristico che si sta muovendo poi contro il ministro, purtroppo è così, perché sappiamo che quando no, si serra il governo, si creano dei movimenti oppositori, e di una, per avere una zona del Khalistan, che è parte del Punjab, Kashmir, un pezzetto di Uttar Pradesh, Sikh. Cioè, la serie, Bangladesh ha avuto il suo riconoscimento, il Pakistan l'ha avuto, l'India l'ha avuto, i Sikh, cosa che ovviamente non avranno probabilmente mai, penso, perché quella zona viene identificata come il granaio dell'India, quindi una ricchezza enorme. Questa è la prima. La seconda, l'Islam. L'Islam è anche, pensate, vi faccio un esempio concreto, un mio collega consacrato, quindi cattolico, andrà in India nei prossimi mesi, e gli è stato sconsigliato di andare a Delhi a fare laboratori nelle scuole, cioè nulla di proselito. Cioè. Che vuol dire consacrato? Consacrato è consacrato. Un uomo che non si sposerà è consacrato a Dio. Crede che qualche è di un movimento religioso che adesso non mi va di, no, di dire. Sì, va bene. E quindi, secondo me, questo è molto. Spiega molto quello che è, no? La pressione che diverse minoranze religiose hanno. E nel Bengala occidentale, scusa, Calcutta, Bengala e indiano, questo è meno forte, c'è una grande presenza musulmana, è meno forte perché c'è un governo che tiene locale, duro rispetto, locale rispetto a modi. Vi devo consigliare, poi c'è un collega, un giornalista che ha vissuto in India, si occupa molto di politica e ha scritto diversi articoli, adesso non mi ricordo il nome, troppo, è un mio amico, però non mi ricordo, è Matteo, ecco. Matteo, ma non mi ricordo il cognome, ha vissuto tanto a Calcutta e in particolar modo si è occupato di politica, si occupa di politica, cosa che io invece faccio ancora difficoltà rispetto, insomma, ad altre tematiche, quindi... lei velocemente. Allora, ma forse mi sono spiegata male, nel senso che la comunità Cioè, siccome le prime immagini erano tutte che fotografavano l'induismo, cioè il Diwali, le prime immagini, fotografie ricavano la presenza di queste signore vestite in arancione, eccetera. Quindi io mi ero spostata e avevo acceso il file di questo movimento che viene in Italia e sono in Luis. Poi immediatamente invece ci spostiamo alle scuole che poi sono coraniche. Quindi diciamo, quelle erano comunque un caso studio, invece le foto era soltanto per farvi vedere anche un pochino random la comunità. Per quanto riguarda, allora, sicuramente il Bangladesh, come dicevo, è uno stato islamico, dove anche le piccole minoranze religiose vengono comunque rispettate, a differenza magari nel Pakistan, no? Dove c'è un governo molto più restrittivo e anche più pericoloso. Quindi, no? Il Bangladesh che arriva qua. È la maggior parte islamico, sì. È un paese però islamico. Ci sono minoranze. Dicevo all'inizio, induista, buddista e cattolica, che vengono comunque a secondanza. Sì, diciamo che negli ultimi anni la presenza bangladese induista si è andata rafforzandosi, forse grazie anche all'intesa hanno avuto più spazio per farsi conoscere sul territorio e rappresentare la propria comunità, ma soprattutto, no, praticare il proprio culto. Quindi no, la comunità bangladese è praticamente fatta di Islam, di uomini musulmani, donne musulmane. E ovviamente mi sembrava anche giusto farvi conoscere, no, una parte della comunità che è meno conosciuta, forse quella induista, perché di Islam ne conosciamo tanto, con le opportune differenze, ma secondo me la comunità bangladese induista merita conoscenza. Merita, perché si sta emancipando negli ultimi tempi. Esatto, e anche perché tante donne induiste... stanno uscendo fuori, ci sono dei processi di empowerment al femminile, secondo me molto importanti. Sì, l'8 per 1000 garantisce, cioè, no? Sicuramente una sostenibilità differente. Il tempio che vedremo stasera vi farà vedere, non è nulla di che. Pensate, era una scuola evangelica cinese prima. Quindi pensate come gli spazi vengono rimodulati e reinventati, no? Garantisce una, diciamo, un luogo di riferimento, di socializzazione per la comunità molto importante, e all'interno c'è anche una cucina, quindi sapete che spesso i rituali sono legati anche al cibo, al prasad, eccetera, e questo è molto, secondo me, molto importante, rappresentativo per comunità che, pensate,
15 anni fa la comunità induista bangladese si incontrava all'interno di, affittava dei locali della parrocchia, di una parrocchia che sta a Torpignattara, e festeggiavano all'interno di questa sala parrocchiale. Quindi, no, ci fa, oppure c'è cioè un centro Che Guevara che sta via Bordoni, che dove svolgeva, aspettavano e svolgevano. Ecco, no, scusate, hai parlato di cucina e brasad. Brasad. Brasado. No. Bellissimo. La devo spiegare. La devo spiegare. Allora, il brasad è cibo sacro, che viene condiviso in occasione del culto. Ovviamente brasad può essere per l'induista, Sikh. E in questo caso spesso è la frutta che viene, almeno qui a Roma, viene donata alle divinità, poi c'è una celebrazione e poi questo cibo viene condiviso con i presenti. Oggi mi hanno chiesto se avevamo piacere di fare il prasad, ma io sono stata un po' limitata perché sapevo che dopo avremmo avuto la cena, quindi perdonate la praticità dell'occasione, però l'avrebbero fatto anche solo per noi e quindi no, anche questa osservazione partecipante sarebbe stata limitata nella, però magari vi faccio sapere delle alcune festività dove potete fare veramente un'osservazione differente. Vediamo, ci sono altri due interventi, almeno due, capito? Penso che ci sia spazio. Sì. Grazie mille. Grazie mille per questa relazione che mi è molto risuonata, anche perché io sono insegnante di scuola primaria e ho lavorato in contesti del 99% non italiani, a Torino. E nella mia esperienza io avevo una bambina che era dal Bangladesh, la cui famiglia era dal Bangladesh, e invece una grossa componente della classe che erano marocchini. E ti faccio due domande che un po' mi erano emersi in quell'esperienza. Uno, tu hai raccontato questa cosa del maestro che quando tu te ne andavi usciva, e anche nel racconto di questa bambina che io ho avuto in classe c'era questa componente di grande violenza nell'insegnamento, che invece era del tutto assente nei racconti dei bambini marocchini, delle loro esperienze di studio coranico. E quindi ti chiedo se anche tu, nel confronto tra la scuola egiziana e quella del Bangladesh, hai percepito stili pedagogici differenti. E poi l'altra domanda era: nella mia esperienza è stato di grande arricchimento che per mia scelta didattica i bambini hanno molto condiviso tante cose delle loro esperienze anche extrascolastiche, ma io ho proprio percepito che invece da parte dei bambini, mentre da parte dei bambini marocchini c'era un grande interesse anche a condividere tanto delle loro pratiche religiose e delle loro conoscenze coraniche, da parte della bambina, i cui genitori erano del Bangladesh, questa cosa era molto più invece limitata. Quindi ti chiedo, uno, se hai notato nella scuola pubblica se c'erano possibilità anche di esprimere quello che era la loro esperienza esterna, e due, appunto, come avveniva e quali si erano notate le cose. Okay. Andiamo alla seconda, vediamo se riesco a ricordare. Ma uguale. Ah, c'è una. Dai. Virginia Ingarao, Università degli Studi di Padova. Allora, volevo chiederle se nei suoi studi, soprattutto quelli inerenti alle donne, è emerso l'argomento della sessualità, quindi come viene vissuta la sessualità, se essendo loro in Italia c'è qualcosa di diverso, se qualcosa è cambiato e non è solo, diciamo, l'idea tradizionale, diffusa e anche patriarcale che limita alcune cose, no? E poi volevo sapere, visto che c'è questo grande scarto nella migrazione tra uomini e donne, molti più uomini e poche donne, se non ho capito male, come questo influisce sui meccanismi tipo di dating, cioè di approccio matrimoniale, di fidanzamento, perché penso ci sia qualcosa di un po' effervescente, oltre la soluzione delle coppie miste, come tu segnalavi. In che senso, intende poligamia? No. Cioè, nel senso... matrimonio combinato? No, neanche. Cioè, nel senso, per esempio c'è un fidanzamento di tipo tradizionale, si porta a casa, ci vuole la benedizione del padre. Capito.
allora risponderei, poi dopo chiederei ad Alessandra dopo di... Perdono. Grazie. Allora, per rispondere a... Come chiami? Daniele. Daniele. Allora, rispondere a Daniele, allora sicuramente io faccio una premessa che, come dicevo, no, la mia osservazione è sempre legata a un bacino, no, di persone che non sono sempre... Non è tutta la comunità... No? E io credo che poi ogni caso sia a sé, no? C'è la famiglia più magari rigida, che ha più paura, non riesce ad aprirsi agli altri, quindi anche questo dobbiamo sempre stare attenti quando cerchiamo di dare una definizione, no? E per evitare di categorizzare. Al di là di questo, allora, la Torpignattara io credo che sia un po' un bacino particolare, particolarmente effervescente, usando questo termine, e ricco. Proprio perché ci sono, c'è la scuola appunto Pisacane che fa veramente un lavoro ottimo e tutto un associazionismo che attiva delle attività pomeridiane dalla capoeira alla danza bangladese, al canto bangladese, alla scuola d'inglese gestita da una nigeriana, insomma e via dicendo. Quindi i bambini sono sollecitati e anche il costo spesso irrisorio delle attività permette a tutti un accesso maggiore. E, però quello che ho notato anch'io è che comunque lo scambio non sempre avviene, no? ad armi pari. E quindi, però Torpignattara, ripeto, è un bacino molto differente. Faccio un esempio, io vivo a Maiana, un quartiere periferico anche un po' difficile, e le migliori amiche di mia figlia sono 12enne, una ragazzina di origini bangladesi, due di origini egiziane e una di origini filippine. E quello che vedo tra tutte è che la famiglia bangladese soltanto dopo 2 anni ha fatto uscire per la prima volta sua figlia, da sola, di giorno, non è una passeggiata con le amiche. E sebbene mio marito si fosse fatto mediatore per spiegare, no, alla famiglia, però purtroppo c'è una diffidenza, spesso però dovuta alla paura di qualcosa che non si conosce, alla poca conoscenza della lingua. Invece le altre famiglie egiziane magari hanno una maggiore conoscenza della lingua, sono da più tempo in Italia, e poi è molto legato anche al personale. Per quanto riguarda la violenza, sì, assolutamente, cioè la scuola che avete visto egiziana è una scuola dove i bambini, non so, ma proprio rispettati, c'è, cioè la centralità dell'alunno. Io mi ricordo che addirittura per imparare l'alfabeto arabo, i bambini in età prescolare, quindi 4-5 anni, avevano dei tappi dove loro facevano una specie di gioco per mettere giuste le caselle delle lettere, cosa che nella madrasa bangladese vi potete proprio scordare, ma non c'è proprio quella dinamicità, quella creatività, ma proprio degli, ma secondo me non hanno proprio gli strumenti. Pensate che gli imam che vengono da Alessandria d'Egitto fanno una scuola che li forma per diventare imam, i bangladesi no. Io ho una carissima amica che ha un papà che è un imam e picchiava sua moglie. Lei è venuta qui quando aveva 11 anni. E questa mia amica, quando la mamma, insomma, quando lei è cresciuta e è diventata maggiorenne, si è portata via la mamma e l'ha fatta separare. Ed è sparita dalla comunità. Quando ho scoperto che suo papà era quell'imam, un imam con cui io ho avuto da parlare della sessualità. Io ho insegnato italiano in una scuola coranica. Scusate, in una sala di preghiera islamica, insegnavo italiano per stranieri gratuitamente. Nel momento in cui io ero incinta, o anche prima di essere incinta, l'imam veniva da me e mi diceva: ma senti, ma tu non hai mai quelle cose lì? Riferito al ciclo, no? E la sua idea era appunto che io non potessi entrare perché ero impura, no? Pensate quanto è difficile, no? Cioè, svolgere un servizio, ma devo anche riferirmi ad alcuni dogmi o no? Cioè, no? Oppure ero incinta e non ero ancora sposata con mio marito, e quindi anche delle critiche su questo punto, no? Quindi pensate a quanto è difficile poi anche la relazione umana in generale, però rapportarsi con persone che poi non sono istruite davvero per fare quello che fanno, quindi lo fanno nel migliore dei modi, con cui sono stati educati, no? Quindi si portano avanti tutto un bagaglio culturale, educativo, religioso che hanno subito sulla propria pelle. E per quanto riguarda te, allora, nella sessualità,
Sì, perché più che altro, più nel lavoro di ricerca, io ho fatto la mediatrice interculturale negli ospedali e in alcuni consultori. E le donne avevano, cioè chiedevano contraccettivi di nascosto dei mariti spesso. C'è stato un caso molto particolare in cui questi mamme di cui parlavo prima forzava una terza maternità ad una donna che non aveva ancora avuto figli maschi. Ed era sicuro che forse il bambino si sarebbe salvato, ma la mamma no. I medici italiani avevano detto questo e la sorella l'ha portata via perché loro insistevano sul fatto, no, che questa maternità sarebbe stata voluta da Dio. Al di là di questi casi, che sono casi, sono aneddoti, la cosa che io ho avuto modo di rilevare è molto l'omosessualità. Perché nel libro di cui vi parlavo, di Corpi e Identità, abbiamo intervistato le donne proprio sull'omosessualità, chiedere loro se ci fossero casi al femminile di omosessualità. E nella maggior parte dei casi nessuno mi ha saputo dire sì, quella la conosco. O ne ho conosciuta una. Soltanto due ragazze mi hanno detto, di nuova generazione, che l'avevano conosciuta durante l'infanzia, una donna ciascuno, e che sicuramente la comunità l'aveva fatta sposare forzatamente con un uomo. Invece sono molto riconoscibili i casi di omosessualità al maschile. Pensate, anche a Reggio Emilia c'è una comunità enorme di bangladesi e pakistani di omosessuali. E chiaramente, cioè, come se fosse un luogo più aperto. No? Sì, dove... E quindi è come se l'omosessualità maschile fosse accettata in qualche modo. Una donna musulmana bangladese, mamma di due figli, al telefono mi disse, no, ma queste cose succedono solo da voi. Cioè, noi non ce l'abbiamo, no? Come se... No, fa quasi sorridere, ma... è molto interessante, no? Come l'omosessualità, pensate che in India l'omosessualità è attualmente riconosciuta, eccetera, eccetera, c'è proprio un gruppo, no? Anche di transgender che si chiama Hijra, non so se l'avete sentito parlare, e che vivono, no? Sono anche degli uomini altissimi che sono vestiti, no? Con la sari, eccetera, eccetera, che vanno in giro a chiedere l'elemosina. E pensate, loro, se tu non dai loro l'elemosina, sei maledetto. E poi vengono chiamati in occasione di matrimoni, battesimi, eccetera, eccetera. Le femmine allenate. Ecco, io di recente sono stata in India, mi viene da ridere, perché mio marito appunto è musulmano, eravamo in un rickshaw, quindi con la motoretta, moto rickshaw, e arrivò questo Hijra a chiederci l'elemosina. Io, per definizione, lavorando in ONG, non do soldi per la strada, però mi sembra di te. E mio marito dice, no, dobbiamo dargli. Perché? No, dai, qualcosa sì. Gli dai soldi e per la prima volta ho assistito alla benedizione di un Hijra a un uomo musulmano perché dico, ecco, mancava anche la benedizione, no? Questo è soltanto un aneddoto per farvi ridere, però è molto interessante, no? Cioè, anche mio marito, musulmano, che sono una famiglia musulmana, credeva a questa benedizione quasi no? O credevo, aveva paura della mancanza di benedizione. Ecco, sì, insomma, poi vabbè, sappiamo che la superstizione è non ci credo, ma sì. Le mie domande sono due, perché tu sono tutte sulle lingue, e nell'ambito appunto della confessione islamica. Cioè mi chiedo, volevo chiedere a che punto sei, il modello di apprendimento della lingua araba l'hai riscontrato soltanto come modello di insegnamento nelle moschee? Quindi sei l'unico modello, oppure se hai dati appunto su associazioni che si occupano dell'insegnamento della lingua araba o altri spazi privati di insegnamento, precettori, eccetera. L'altra domanda invece riguarda la lingua bangla, cioè quanto la lingua bangla l'hai ritrovata anche nei percorsi di educazione religiosa musulmana. Ad esempio Corano in lingua bangla, piuttosto che produzione appunto in lingua bangla di processi educativi religiosi islamici. Allora, sicuramente l'arabo da parte della comunità bangladese non viene appreso altrimenti se non all'interno della scuola coranica. Però, come dicevo, è un arabo finalizzato alla lettura del Corano, appunto. Invece nella scuola egiziana era un arabo, e anche utilizzato per l'interpretazione del Corano, quindi c'era proprio uno studio, una traduzione,
no, la comunità bangladese non ti sa neanche comporre una frase in arabo, almeno parliamo dei bambini che ho conosciuto all'interno della scuola. E quindi poi lo sanno scrivere, lo memorizzano. C'è stato un caso di due gemelli che avevano addirittura non andavano a scuola italiana, anche se erano nell'età dell'obbligo, forse 15 anni erano, e che erano diventati Hafiz, credo che si dica, appunto, che avevano memorizzato interamente il Corano. E quello fu un caso che andò poi sotto i riflettori, perché anche Sant'Egidio, no, si fece portatore di diritti dell'infanzia, dell'educazione, eccetera. Questo tanti anni fa. Invece, per quanto riguarda l'Islam, la comunità bangladese, è un po' le moschee bangladesi si identificano spesso perché all'interno delle moschee si utilizza un linguaggio prettamente bangladese. Questa è una delle criticità che vengono riscontrate negli ultimi anni. Invece, cioè, che vuol dire? Vuol dire che, ok, la preghiera avviene in arabo, ma l'interpretazione del Corano, il famoso sermone, avviene in Bangla. Questo è un problema, perché vuol dire che quelle moschee sono esclusive per la comunità. Allora, questo può avvenire in una moschea bangladese a Torpignattara, ma in un'altra moschea, in un altro territorio, pensate a Montagnola, ce n'è una, eccetera, eccetera, questo non è possibile, perché magari spesso accolgono un bacino più ampio, più di italiani. E devo dire, negli ultimi anni in queste moschee si stanno attivando dei traduttori di sermoni. Nelle moschee egiziane, per esempio, questo non avviene. Ma si sono ukoi, sono tutte delle ukoi. No, loro non sono afferenti, i bangladesi non sono né afferenti a ukoi né ovviamente a Quraysh. Neanche alla grande moschea, quella di Redouane. Hanno scelto di non aderire a nessun associazionismo. Quindi non sappiamo che ci sono cani sciolti. È dura questa. È quello che dicevo, no? Non hanno un'impronta strutturata. No? Come ad esempio gli egiziani di Alessandria vengono fermati, poi vengono mandati, eccetera, eccetera. Non c'è. Ma c'è un rischio, per esempio, di fondamentalismo, di radicalismo? Perché se non sono controllabili questi, hai detto che sfuggono ad ogni controllo. Oddio, non ho detto proprio così, però in bocca del no, però sicuramente non sono strutturate, non sono identificabili. Io e anche altri colleghi che si sono occupati di Torpignattara abbiamo fatto delle mappature, no, di tutte le sale di preghiera almeno su Roma, e nascono, si chiudono, riaprono. A Torpignattara c'è stato un momento e ce n'erano 7-8, alcune venivano chiuse perché non agibili, altre, una si trovava, non so se è ancora aperta, all'interno proprio di un garage con la saracina, cioè come le macchine, e quindi non era agibile per la comunità. Quante sono a Roma? Guarda, io ultimamente dopo il lockdown ho perso un po' il conto, però se ne contavano almeno una 38-40 di sale di preghiera in generale. Quelle della comunità bangladese io penso che siano, forse arrivano a 20, con appunto, cioè, ci sono alcune che aprono, chiudono, eccetera. Però questo è uno dei motivi per cui l'arabo non viene utilizzato, se non per, e il Bangla è la lingua di interpretazione del Corano, cioè i sermoni avvengono in Bangla, la spiegazione dell'imam ai bambini è in Bangla. Invece il Bangla viene studiato all'interno della moschea in modo elementare, cioè impararlo a scrivere e a leggere, e si dedica spesso un'ora o due ore a settimana. Grazie. Siamo lontanissimi.